Buonasera, bentrovati a un nuovo appuntamento dell'Abruzzo del Pallone, come sempre per parlare a 360 gradi delle nostre formazioni, delle formazioni abruzzesi impegnate nei vari campionati di calcio. Partiremo dalla Serie B, parleremo della Lega Pro, in particolare del Teramo che non è riuscito oggi a brindare alla promozione diretta in B, anzi biancorossi battuti a Lungo Bisenzio di Prato per 1-0 che vedono ridursi le distanze con l'Ascoli. L'Ascoli che la vigilia della giornata odierna era a meno 7 dai biancorossi, Ascoli che è riuscito a vincere in extremis la gara casalinga con la Carrarese, dunque Teramo a più 4 sui marchigiani e dunque ancora tutto da giocare questo campionato per quanto riguarda la promozione diretta. Poi parleremo anche dell'Aquila battuta in casa, parleremo di Serie D, di questo duello tutto abruzzese per i playoff fra Chieti e Fano. Chieti oggi bloccato in casa sul pari 0-0 dal Castelfidardo, ma che ha allungato di un punto sul San Nicolò che è stato battuto al Bonolis per 4-1 dal Fano. Apriremo ovviamente parlando di Pescara e Lanciano, Pescara e Lanciano che tra l'altro si incontreranno proprio sabato prossimo al Guido Biondi, 25 aprile, ore 15, per questo derby molto atteso che mette in palio davvero una parte importante di stagione per queste due formazioni. Io vado innanzitutto a salutare e ringraziare gli ospiti che questa sera sono venuti nei nostri studi. Ringrazio in particolare per la prima volta quest'anno a TV6 Antonio Martorella, grazie Antonio. Grazie a te Paolo e buonasera ai tuoi telespettatori. E poi saluto, ringrazio il tecnico, l'allenatore del Chieti, Donato Ronci. Grazie mister. Buonasera, grazie a voi. Oggi questo pareggio col Castelfidardo, un pareggio un po' sofferto anche perché c'erano tanti giocatori non al meglio, alcuni assenti, però la sconfitta del San Nicolò ha fatto sì che questo sia stato un pareggio importante comunque. Sì, sì, ma noi dobbiamo guardare a casa nostra. Oggi, come ho detto pure prima nell'intervista, ho ringraziato pure i ragazzi che veramente c'erano 4-5 che non erano veramente nelle condizioni di poter giocare, lo hanno fatto con grande attaccamento alla maglia, e non allenandosi mai praticamente da una settimana e girone addirittura da due. E abbiamo dato tutto e sono contento comunque di questo pareggio, perché comunque più di quello che abbiamo fatto oggi non potevamo fare. Quindi va bene così e dobbiamo prepararci bene già per domenica prossima a partire da martedì. Domenica prossima c'era questo derby con Giulianova, per Ronci una gara particolare perché l'anno scorso Ronci era a Giulianova, ne parleremo tra poco. Antonio Martorella, questo Pescara che è tornato alla vittoria, una vittoria importante, sofferta con il Modena, i playoff sono lì e sabato prossimo, come dicevamo, c'è questo derby con il Lanciano. Secondo te chi ha più da perdere sabato al Biondi, il Pescara o il Lanciano? No, il Pescara ha da perdere la posizione playoff, quindi sicuramente è il Pescara che ha da perdere. Sono contento della vittoria di ieri del Pescara perché è stata forse una delle poche vittorie di questo campionato in cui la virtù essenziale è stata la pazienza. Non è stata una... anche la concretezza. E anche la concretezza, appunto. Non è stata una partita con grandissime occasioni, però il Pescara ha avuto la pazienza, la costanza e anche l'intelligenza di vincerla al momento giusto, quando ormai era quasi impossibile per il Modena riprenderla, pur se il Modena nell'ultimissimo minuto ha avuto un'occasione molto importante. A dir poco clamorosa, poi ovviamente vedremo nelle immagini il salvataggio che ha fatto Andrea Rossi, quasi un gol segnato dal difensore biancazzurro. Vi ricordo il numero per interagire con noi, per fare domande ai nostri ospiti, per fare considerazioni, 392-6237-060. Allora andiamo subito con i primi numeri della giornata calcistica, della due giorni calcistica per meglio dire, partendo come sempre dal massimo campionato di calcio. Vediamo cosa è accaduto in Serie A, 31esima giornata, Cagliari-Napoli 0-2, questo è un parziale perché la gara si sta giocando, iniziata alle 18 e la formazione di Benitez conduce al Sant'Elia per 2-0, Chievo-Verona Udinese 1-1, Empoli-Parma 2-2, Fiorentina-Elas Verona è uno dei posticipi, così come il grande derby, quest'anno un po' meno bisogna dirlo, della Madonnina fra Inter-Milan che si giocherà questa sera alle 20.45, Juventus-Lazio 2-0, Palermo-Genoa 2-1, Roma-Atalanta 1-1, Sampdoria-Cesena 0-0, Sassuolo-Torino 1-1. Vediamo anche la classifica alla luce di questi risultati, classifica seppur parziale perché diverse gare devono ancora giocarsi, con la Juve che ha 73 punti, Lazio 58 con la Roma, dunque le due formazioni romane di nuovo a braccetto, Napoli
Napoli 53, Sampdoria 50, Fiorentina 49, Torino 44, Milan 42, Inter, Genoa, Palermo 41, Sassuolo e Chievo Verona 36, Udinese 35, Empoli 34, Verona 33, Atalanta 30, Cesena 23, Cagliari 21, Parma 19 con un punto di penalizzazione. Andiamo ancora avanti, siamo al campionato di Serie B. 36esima giornata nel torneo cadetto, Bologna, Spezia 0-0, Carpi Brescia 3-0, Cittadella Vicenza 0-1, Crotone Virtus Lanciano 1-1, a Latina, Catania Latina 2-1. Questa gara si è giocata oggi, così come oggi si è disputato anche il match tra Livorno e Frosinone 0-0, Pescara batte Modena 1-0, Ternana Perugia 0-0, Trapani Bari 1-1, Varese Avellino 1-1, gara giocata nel pomeriggio anche quella dell'Ossola. Ieri era stata rinviata la partita per i danni che aveva riportato proprio il comunale varesino dopo l'atto teppistico, non si può definire altrimenti, dei tifosi biancorossi nella notte precedente. E poi il posticipo di domani sera sarà quello che vedrà di fronte a Chiavari Virtus Entella e Provercelli. Vediamo anche qui la classifica del campionato di Serie B con il Carpi a 3 punti dalla Serie A, matematica, formazione emiliana 74 punti, Bologna e Vicenza 59, Frosinone 58, Perugia 54, Avellino 53, Livorno 52, Pescara Spezia 51, Virtus Lanciano 48, Bari 46, Catania e Ternana 44, Trapani 43, Modena 42, Latina e Crotone 41, Provercelli, Virtus Entella 40, Cittadella 39, Brescia 32, Varese 29 punti, Varese e Brescia sono con un piede e mezzo, Varese forse qualcosa in più, ma anche il Brescia è messo male, dunque squadre che potrebbero, dovrebbero il prossimo anno partecipare al campionato di Lega Pro. E siamo alla Lega Pro appunto per vedere i risultati del girone B. Non è andata bene alle formazioni abruzzesi, anzi direi che è andata decisamente male. Ascoli, Carrarese 3-2, Gubbio, Sant'Arcangelo 1-1, all'Aquila, Forlì-L'Aquila 2-0, a Lucca, Ancona, Lucchese 2-0, Pisa-Pistoiese 1-1, questa gara si sta disputando in questi minuti, Pontedera-Propiacenza 2-1, Prato-Teramo 1-0, San Marino-Grosseto 1-0, Savona-Reggiana 1-0, Spal, tutto cuoio 3-1. Vediamo anche in questo caso la classifica, come dicevamo Teramo che vede avvicinarsi l'Ascoli perché i biancorossi hanno 68 punti, l'Ascoli 64, Reggiana 59, Spal 55, L'Aquila 54, Pisa e ancora 53, Pontedera 48, Lucchese tutto cuoio 47, poi Carrarese 41, Sant'Arcangelo, Gubbio, Prato e Pistoiese 40, Grosseto, Forlì 39, Savona 36, San Marino 32, Propiacenza 30. E siamo al campionato di Serie D, il girone F, quello delle formazioni abruzzesi, Amiternina Civitanovese 0-0, Campobasso Agnonese 3-1, Chieti Castelfidardo 0-0, Fermana Celano 1-0, Jesina Termoli 1-1, Maceratese Recanatese 1-0, Matelica San Benedettese 2-2, San Nicolò Fano 1-4, Vispesaro Giulianova 0-1. Per il Giulianova questi sono 3 punti che valgono la salvezza matematica. Vediamo la classifica: Maceratese 73, Fano 67, San Benedettese 58, Campobasso 52, Chieti 49, fin qui la zona playoff, poi San Nicolò 46 con la Civitanovese, Matelica 43, Giulianova 42, Jesina 41, Fermana 39, Recanatese 34, Amiternina Termoli 32, Castelfidardo 30, Vispesaro 26, Olimpia Agnonese 25, Celano 16 punti. Formazione marsicana che ormai pensa al prossimo campionato regionale di eccellenza. E noi chiudiamo proprio questa carrellata di risultati con i risultati appunto del primo torneo regionale. 33esima giornata, Alba Adriatica, Francavilla 0-0, a Città Sant'Angelo, San Salvo, Angolana 2-1, Avezzano, Miglianico 2-0, Cupello, Sulmona, pensate 8-5, 13 gol in questa partita, Montori 88, Martinsicuro 2-0, Pineto, Vastese 2-1, Torrese, Capistrello 0-3, Vastomarina, Paterno 1-3. In classifica prosegue il duello tutto marsicano in testa, Avezzano 68, Paterno 67, Francavilla 60, San Salvo 58, Angolana 52, Torrese 47, Cupello 46, Pineto 44, Miglianico 42 con il Montorio, Vastese 40, Capistrello e Martinsicuro 36, Acque Sapone 31, Alba Adriatica 30, Vastomarina 19, Sulmona 12. Vedete in classifica che il San Salvo con la vittoria di oggi a Città Sant'Angelo per 2-1 ha praticamente ipotecato proprio a danno dei nerazzurri
il piazzamento nei playoff promozione. Questo dunque per quanto riguarda l'eccellenza. Noi torniamo alla Serie B, prima parlavamo con Antonio Martorella di questa vittoria importante del Pescara, andiamo subito a vederci il servizio su questo 1-0 dello Stadio Adriatico, gol vittoria per i biancazzurri segnato al 38esimo del secondo tempo da Matteo Politano con la complicità del portiere del Modena Pizzoglio. Il Pescara centra tre obiettivi con un colpo solo, torna alla vittoria, lo fa all'Adriatico Cornacchia che era diventato quasi un tabù e rientra in zona playoff. Ma quanta fatica hanno dovuto fare i biancazzurri per avere la meglio di un Modena che non ha fatto grandi cose ma ha saputo imbrigliare per almeno un tempo la manovra pescarese. Baroni cambia assetto tattico e passa al 4-2-3-1, torna a dare fiducia a Selasi in avvio che mette in mediana in coppia con Memusciai, lascia Sansovini e Pasquato in panchina e si gioca la linea verde Caprari e Pettinari. I fatti nel primo tempo non gli daranno ragione. Prima frazione di gara da dimenticare, le avvisaglie sono emiliane con Granoce che prima dal limite ci prova e poi di testa, ma la posizione del diavolo è regolare nell'occasione. Il Pescara non riesce a scuotersi, al 14esimo Caprari ci prova su punizione, la palla è toccata dalla barriera e parata da Pinsoglio. Per trovare un altro tiro verso una delle due porte bisogna arrivare al 28esimo quando Brugman riceve da Politano e dal limite manda la palla verso la curva sud. Negli spogliatoi evidentemente Baroni scuote i suoi e la ripresa ha una faccia completamente diversa. Dopo 4 minuti Caprari chiama Pinsoglio alla parata in due tempi. Altri 4 giri di lancette e Memusciai duetta in area con Caprari, viene murato dalla difesa ed è Brugman alla fine che prova a cercare la porta senza trovarla. Un minuto ed è ancora Pescara, su azione d'angolo questa volta, con Fornasier che di testa manda al lato. Il Pescara capisce che non deve mollare la presa, Brugman prova l'incursione nell'area emiliana ma viene chiuso in angolo da un difensore a due passi dalla porta. Baroni gioca la carta a Pasquato e l'attaccante si fa vedere subito al 18esimo chiamando Pinsoglio alla parata in due tempi. Il Modena prova a riaffacciarsi dalle parti di Fiorillo al 25esimo e lo fa in maniera pericolosa con Fedato che da dentro l'area cerca la porta ma trova solo l'esterno della rete e l'illusione del gol. Il Pescara la partita vuole vincerla, entra anche Sansovini che al 31esimo di testa raccoglie un cross di Rossi ma non c'entra i pali. Dai e dai, il gol partita arriva al 37esimo, fa tutto Politano che dalla destra controlla, si libera ed entra in area. Suo il tiro, di Pinsoglio la papera che manda la palla in porta. È la fine di un incubo che potrebbe rimaterializzarsi però in pieno recupero quando in area Fiorillo è costretto agli straordinari per chiudere su Cionek. La palla finisce sui piedi di Ferrari che da due passi calcia ma Rossi sulla linea usa tutto il suo corpo per evitare che la palla finisca in porta. Finita? Assolutamente no, perché c'è l'opportunità per Sansovini di andare verso la porta emiliana, ma il diagonale del sindaco viene messo in angolo da Pinsoglio. Poco importa, quello che conta è aver portato a casa i 3 punti, che di questi tempi non è poca cosa. Soddisfatto, sì, soddisfatto perché è stata ottenuta contro un avversario difficile, un avversario che non è facile fargli gol, un avversario ostico. Soddisfatto perché... E oltre ad essere soddisfatto devo fare complimenti a chi è partito, come Pettinari, Caprari, lo stesso Fornasier, non era una settimana facile, Selasino che ha ritrovato la gara pur non essendo al top. Era una settimana difficile perché venivamo da due partite brutte, anche se perse in maniera diversa, ma avevamo anche delle assenze, quindi oggi occorreva veramente una prestazione di squadra, di gruppo, determinata. Io ho visto la squadra come la volevo, ecco, quindi sono contento perché poi alla fine, come ho detto ai ragazzi, quando hai fiducia, hai coraggio, poi alla fine vieni premiato. A volte mancano anche le conclusioni perché un po' mi fanno incazzare perché vogliono entrare dentro con la palla, il piede, cioè ci sono stati dei momenti che insomma bastava andare al tiro per creare comunque dei fraseggi belli ma anche eccessivi. Anche nel secondo tempo? Sì, ecco, Memo, ma anche nel primo tempo ci sono stati 2 o 3 palloni che potevamo mandare dentro nel passaggio, invece abbiamo tentato... Però, ripeto, era una partita non facile. Adesso stacchiamo un paio di giorni, perché c'è un paio di giorni, un giorno, perché c'è da preparare una partita importante e difficile.
perché io conosco l'ambiente, conosco la squadra, so che loro sanno preparare queste gare, quindi ora ci sarà il tempo per vedere come andremo in campo. Noi sappiamo che è una partita difficile, però come ho detto prima, alza a tutti un po' la responsabilità perché è un derby, però ho trovato di due squadre che stanno facendo benissimo. Queste le dichiarazioni del tecnico del Pescara Marco Baroni. Antonio, dicevi giustamente una vittoria importante e lo dice la classifica, una vittoria che tra l'altro è stata figlia anche diciamo del grande incoraggiamento dei tifosi. Ieri 10.000 persone allo stadio, biglietti a un euro, si è risvegliato un po' l'entusiasmo della piazza e diceva Baroni giustamente: abbiamo voluto ringraziare i tifosi perché a Pescara, e non è una novità, i tifosi rappresentano davvero il 12° uomo in campo. In realtà, e non lo dico per piaggeria, non avevo nessun tipo di dubbio che il pescarese, il tifoso pescarese rispondesse in maniera importante a una partita decisiva. E, sai, una cosa giocare davanti a 10.000 spettatori, una cosa giocare davanti a 3.000 spettatori, ma non solo come numero, anche come calore, come presenza, come incitamento, come stimolo nei confronti della psicologia del calciatore è importante. Quindi io l'ho sempre ripetuto anche ad altri tuoi colleghi, non bisogna mai che ci sia scollamento nell'ambiente tra tifoseria, squadra e tecnico e calciatori. Se le cose vanno bene è merito di tutti. Io dico sempre che internamente le quattro componenti devono essere unite, quindi se le cose vanno bene il merito è del presidente, della dirigenza, dello staff tecnico e dei giocatori. Così se le cose non vanno bene è corresponsabilità di tutti, non c'è mai una componente che prevalga sull'altra. E questo, la vittoria sul Modena è un ottimo viatico per andare a Lanciano convinti di giocarsi una possibilità importante per rimanere fra le prime otto. Vediamo che è fatica per tutti, è fatica per l'Avellino che va in casa dell'ultima in classifica e non vince. Questo è un risultato quasi clamoroso. Appunto, noi ci siamo molto meravigliati della sconfitta interna del Brescia, del Pescara, poi vediamo che tutte le partite sono difficili, vediamo che la Juve perde a Parma e di conseguenza il calcio è affascinante, siamo innamorati di questo sport proprio per questi motivi qui. Era importante riprendersi, il Pescara l'ha fatto, ripeto, con pazienza, direi con intelligenza calcistica. Mister Ronci, allenatore del Chieti, però pescarese lo possiamo dire, nel senso che risiedi in provincia di Pescara, seguirai anche se dall'esterno le vicissitudini bianca-azzurre. Io ti faccio un'altra domanda, perché si parla tanto, quest'anno si è parlato sempre di Baroni. Baroni è stato sulla graticola quasi per tutta la stagione. Baroni sì, Baroni no, la colpa è di Baroni, le cose non vanno, sembrava che dovesse essere esonerato quest'anno in più occasioni, invece Baroni resta ancora sulla panchina del Pescara. Come vive un allenatore, o come può vivere un allenatore, una situazione del genere, sempre in discussione 24 ore su 24? Non è piacevole, però l'allenatore secondo me deve cercare di essere concentrato sul lavoro che fa durante la settimana con la squadra e cercare di fare il massimo. Purtroppo nel calcio c'è questa abitudine che se le cose vanno male paga l'allenatore, perché è più facile per tutti. Non deve essere facile, però ha superato momenti difficili quest'anno e lo sta facendo ancora. E quindi deve pensare solo al lavoro e basta, non ci sono altre strade. Pescara che si sta riprendendo, i playoff sono lì. Sabato c'è questa partita con Lanciano, un derby, Ronci ne ha giocati diversi anche se in categoria superiore. In queste partite cosa conta di più? L'aspetto psicologico, la carica dei tifosi, o basta solo l'importanza della posta in palio? La posta in palio è alta e poi è sempre un derby. Io vidi la partita dell'andata, fu solo quella partita vidi del Pescara. E veramente fu una bella partita e ho veramente avuto anche il modo di apprezzare il Lanciano, perché è una squadra che comunque sia se la gioca sempre a viso aperto esprime anche un buon calcio, e quindi secondo me sarà sicuramente una bella partita. Antonio, sabato io direi proprio di entrare, prima di vedere il servizio sul Lanciano, su questo pareggio importante, tra l'altro strameritato dei rossoneri allo Scida, Lanciano che poi vedremo anche delle immagini avrebbe meritato di vincere, questa partita vale tanto, il tema è anche un altro, ricollegandoci a quello che dicevamo con Ronci, Baroni lo scorso anno a Lanciano ci sono rimasti male in terra frentana dopo
che il tecnico toscano ha firmato in estate, aveva firmato in estate per il Pescara, verrà accolto probabilmente con qualche fischio in questi casi. Come, secondo te, come reagirà Baroni, come si sentirà, o se per lui sarà importante solo ovviamente la partita, i 90 minuti? Ma pure il tifoso pescarese è rimasto male dall'addio di Zeman dopo la brillante cavalcata in Serie A. Ma quei livelli sono dei super professionisti e è un lavoro importante che si fa per pochi anni, quindi è giusto farlo secondo quello che si ritiene è meglio in quel momento della vita professionale che si attraversa. Per Baroni sicuramente sarà doppiamente stimolante, sarà anche un modo per dimostrare che, di farsi rimpiangere in sostanza. Però al di là degli aspetti umani, che sono anche un po' il sale del gioco del calcio, la partita tecnicamente, se dobbiamo stare a quello che ha detto il campionato del Pescara, il Pescara parte avvantaggiato, perché sappiamo benissimo che il rendimento in trasferta del Pescara è largamente superiore, uno dei migliori di tutta la categoria rispetto al rendimento interno. Il Pescara ha il miglior attacco della Serie B e di questi gol più della metà li ha fatti fuori casa, quindi io penso che se si ripete quell'atteggiamento di entrare in partita, prendere confidenza col match, avere la bravura di non subire troppo, io penso che poi il Pescara in effetti ha una cifra tecnica che gli potrebbe consentire, o tramite una giocata individuale o tramite una soluzione collettiva, di portare a casa anche la vittoria. Allora, io direi di andare a vedere a questo punto proprio il servizio relativo a Crotone-Lanciano, 1-1 il risultato finale. Lanciano che avrebbe meritato la vittoria, un gran primo tempo quello della squadra di D'Aversa, che poi è calata nel finale, proprio nel finale di gara ha subito il pareggio della formazione di casa con il solito Ciano, che aveva segnato anche nella gara giocata allo stadio Adriatico. Vediamo il servizio di Alessio Giancristoforo. Un punto per il Lanciano che equivale ad una mezza sconfitta, perché chi farà la gara all'uscita sarà la squadra di Roberto D'Aversa, mentre chi si preoccuperà di fornire la beffa sarà solo ed esclusivamente il Crotone di Massimo Drago. Al settimo risultato utile consecutivo, bello e deciso il Lanciano, ma con quelle croniche amnesie che alla fine del salmo costano, e come se costano sui bilanci di classifica. Un dato: su 36 gare, ben 19 la Virtus le ha sbloccate a proprio favore, ma al 90esimo è riuscita a vincerne solo 9. Si rivede Cerri dall'inizio, Tiam e Piccolo gli danno manforte. L'attacco funziona, il centrocampo e la difesa rossonera idem. In altre parole, il Lanciano c'è in terra calabrese e farà la gara. Il Crotone si vede inizialmente solo da tiri da fermo al terzo e al settimo con Ciano. Il Lanciano inizia a carburare, a mettere in bacheca una serie di occasioni. Al nono ci prova Piccolo ma non c'entra la porta. Al decimo Tiam sradica una palla a Balasa, come un treno si presenta davanti a Cordaz, ma il portiere veneto del Crotone si supera. Al quindicesimo ci prova Matute da fuori area ma non va. Lanciano in pressione, corner virtussino, palla per Cerri che prova una conclusione acrobatica di tacco, in qualche modo però si salvano i padroni di casa. Ancora Frentani, prima con Di Cecco da fuori area al minuto 38 con la conclusione smorzata, poi il colpo di testa su assist di Mammarella di Andrea Conti, che si divora l'impossibile a due passi dalla porta. Nella ripresa è subito buono l'approccio virtussino. 11esimo corner di Mammarella per la testa di Vastola, ma la palla si spegne sulla trasversale. Al 13esimo Piccolo, uno dei migliori in campo, fa tutto bene sulla destra, mette una palla al centro dell'area di rigore per Cerri, che prima non aggancia, poi arriva Tiam ma l'impatto con la sfera non è efficace, preludio al gol che arriva un minuto dopo. Palla filtrante di Piccolo per Tiam, che si ritrova tu per tu con Cordaz e lo batte. 1-0 e gara in discesa per i frentani.
Ancora Crotone con Stojan al minuto 20, ma Nicolas è bravo e reattivo a salvare la sua porta e il risultato di vantaggio. Inizia anche il valzer dei cambi, entrano Paghera, Gatto e Monachello per Vastola, Cerri e Thiam, ma Gatto accuserà noie muscolari e praticamente lascerà il Lanciano in 10. Mammarella commette un fallo molto simile a quello del finale di gara col Vicenza, calcio di punizione per i calabresi, tira Ciano di sinistro e supera Nicolas acciuffando un pari che va strettissimo alla Virtus e siamo al minuto 39. Virtus che rischia anche qualcosa negli ultimi minuti della contesa, Suciu si divora il gol del vantaggio al 48esimo mentre Torregrossa un minuto dopo prova il tiro della giornata ma non va. 1-1 dunque che sorride al Crotone, pari indigesto per il Lanciano che da questo momento in poi penserà solo ed esclusivamente alla gara di sabato prossimo col Pescara al Guido Biondi, gara dalle mille suggestioni, gara per i frentani da non sbagliare assolutamente. Antonio, questo Lanciano, sempre il solito ritornello, squadra che gioca bene, costruisce tanto, però non riesce a segnare, non riesce a, diciamo, a raccogliere per quanto seminato. Era successo in altre gare, come abbiamo visto dalle immagini della gara di Crotone, è successo anche questa volta. Sì, è vero, come ha detto anche il cronista, il Lanciano meritava di più, però se alziamo un attimo lo sguardo, a me piace sottolineare il fatto che ormai il Lanciano è diventato una realtà di Serie B in pianta stabile, magari 10 anni fa chi l'avrebbe mai detto, insomma, quindi onore al Lanciano, onore anche alla dirigenza, onore al suo direttore sportivo che è Luca Leone, che si sta ben comportando e ormai anche lui è uno degli esperti di questa categoria più importanti del nostro panorama. E questo dà ancora più sale alla sfida di sabato prossimo, al nostro derby abruzzese. E poi immagino che avremo modo di parlare del Teramo, spero che anche l'anno prossimo il Teramo possa essere in Serie B. Mister, a Lanciano c'è un altro tecnico locale, Roberto D'Aversa, che sta facendo bene. Qualche stagione fa, poche stagioni fa, era in campo, era un giocatore, un bravo giocatore di Serie B. Oggi in panchina sta facendo altrettanto bene. Ci sono tanti allenatori in Abruzzo bravi che forse meriterebbero anche miglior fortuna. Sì, sì, non è il caso di D'Aversa, che già allena in Serie B, ovviamente. Sono d'accordo, ma lui ha colto questa occasione che gli è stata data nel migliore dei modi. Io, come dicevo prima, ho visto la partita dell'andata e in quella partita ho visto veramente una squadra organizzata che giocava un gran bel calcio. E un 4-3-3 fatto veramente bene. Infatti, secondo me quella partita mi si difficoltava molto il Pescara, poi i risultati che ha fatto, poi non ho seguito tantissimo, però da quello che leggo in quella gara il Pescara riuscì a pareggiare al 90esimo. Sì, ma aveva fatto la prestazione in Lanciano, veramente una prestazione importante. Per quello dico, è una squadra, da quello che leggo, da quello che sento, è una squadra che comunque propone tanto gioco, è una squadra che anche spensierata, che forse non ha l'assillo della classifica, quindi può giocare con molta tranquillità. Però la mano dell'allenatore si vede, anche la mano del direttore sportivo Luca Leone e della società. Un altro dirigente locale. No? Sì, perché stanno facendo le cose veramente per bene. Ricollego al discorso del Teramo, anche il Teramo sta facendo calcio nel migliore dei modi. Con un tecnico abruzzese. Tecnico abruzzese, anche un direttore sportivo abruzzese, quindi bisogna. Abbiamo avuto Marcello Di Giuseppe ospite in questa trasmissione domenica scorsa. Sì, stanno facendo veramente bene, quindi il calcio abruzzese è sempre comunque più in alto, quindi basta vedere le squadre che sono in B e quindi speriamo che possa arrivare anche quest'altra abruzzese, in modo tale che comunque ci sono tante realtà importanti. Prima che mandi la pubblicità, se posso, 15 secondi al volo, facevo un discorso più generale con degli operatori che ci dicevano, operatori non abruzzesi ma marchigiani, di solito si guarda alle Marche come una realtà viva imprenditorialmente, anche da un punto di vista economico, e invece la cartina di tornasole per cui le cose in questo momento stanno andando bene anche in Abruzzo è anche il calcio. Comunque il calcio abruzzese ha due squadre in Serie B e le Marche non sono presenti in Serie B. L'Ancona, che è il capoluogo di regione e che insomma ha passato in Serie A, non sta attraversando un buon momento.
Solo oggi l'Ascoli si rimette nella condizione di poter lottare per la Serie B. Cosa voglio dire? Che insomma evidentemente la classe tecnica e dirigenziale abruzzese per quello che riguarda il calcio evidentemente ha acquisito un know-how e delle competenze importanti che le consentono a una regione di 1.300.000 abitanti di esprimere due squadre in Serie B. E speriamo tra qualche settimana anche l'Aquila. No, sempre due anni. Perché magari esatto, col Pescara chiaro, in Serie A. Qualcuno potrebbe dire Pescara ci si augura che vada ai playoff, ma anche ai playoff e dunque perché no appunto, in Serie A, anche il Lanciano matematicamente certo, ha grosse possibilità di andare nei playoff. Anche l'Aquila in questi anni ha fatto numeri veramente importanti, è partita dall'eccellenza, è arrivata ai vertici della Lega Pro e quindi merito anche al direttore Ercole Di Nicola che ha fatto bene in questi anni. Direi molto bene, anche se quest'anno sta chiudendo non benissimo il campionato l'Aquila, poi vedremo il servizio sulla sconfitta casalinga di ieri. Noi ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria e prima stavamo parlando proprio con i nostri ospiti, abbiamo visto e avete visto in sovrimpressione il 3-0 del Napoli a Cagliari, dunque precipita il Cagliari di Zdenek Zeman. Prima Antonio Martorella ricordava l'addio di Zeman al Pescara, Zeman che rischia quest'anno di retrocedere con il Cagliari in Serie B. Pubblicità. Come with me. Come with me. Di nuovo in studio per la seconda parte dell'Abruzzo del Pallone, abbiamo quasi esaurito il discorso relativo alla Serie B, direi di concluderlo, di chiuderlo vedendo il quadro del prossimo turno. Come abbiamo già anticipato, si giocherà sabato 25 aprile questo atteso derby al Guido Biondi tra Virtus Lanciano e Pescara, da ricordare che saranno in vendita da domani i 1200 tagliandi a disposizione dei tifosi del Pescara, tagliandi di Curva Nord, il settore riservato alla tifoseria ospite del Guido Biondi, e potranno essere venduti ai tifosi del Pescara solo biglietti del settore ospiti e non, così è stato comunicato, di altri settori. Allora vediamo il prossimo turno, 37esima giornata, Avellino, Virtus Entella, Bari, Bologna, Brescia, Cittadella, Catania, Ternana, Frosinone, Carpi, Modena, Crotone, Perugia, Livorno, Provercelli, Latina, Spezia, Trapani, Vicenza, Varese, Virtus Lanciano, Pescara, tante gare importanti per la zona playoff come Bari, Bologna e poi Frosinone, Carpi e anche Perugia, Livorno, soprattutto questa gara che vede di fronte due squadre che sono separate da pochi punti, e da seguire anche Spezia Trapani indirettamente per il Pescara e anche per il Lanciano. Allora andiamo a leggere dei messaggi perché ne sono arrivati diversi, poi passeremo ovviamente alla Lega Pro, sempre che ovviamente con i messaggi poi potremo riaprire, lo faremo tra poco se ne arriveranno, il discorso sulla Serie B. Allora andiamo, grazie con l'aiuto di Maurizio Daguin in regia, a leggere i primi. Ciao mister Ronci, ti faccio i miei complimenti perché la squadra, tranne che Aiesi, ha sempre giocato a calcio, onorando maglia e colori. Pensi che l'anno prossimo, se il Chieti esisterà, tu sarai ancora sulla panca con noi? Grazie ed in bocca al lupo, Vincenzo, il tifoso del Chieti. Allora mister, teniamo in caldo questa risposta, andiamo avanti, potrebbero esserci anche altri messaggi, così rispondiamo a più tifosi. Buonasera, mi chiedo una cosa, ma Baroni quando parla lo capite? Perché io sinceramente spesso non lo capisco per niente, credo che anche i giocatori non lo capiscono. Grazie Massimiliano. Andiamo avanti con un altro messaggio, ovviamente ognuno rispettiamo le opinioni di tutti, ci mancherebbe, però crediamo che Baroni sia molto chiaro nelle sue interviste, quindi da questo punto di vista credo che c'è poco da criticare Baroni, almeno per quello che dice. Se vinciamo queste partite possiamo sognare anche il secondo posto. Prima si criticava la bionda Bjarnason, poi ha segnato e sono stati zitti. Sabato bel derby. Paolo, il Pescara Primavera ha perso 3-2 con il Cittadella, lo sapevi mister? Vieni a Pescara. Magari un po' confuso questo messaggio, ho messo un po' troppe cose insieme. Sì, la Primavera ha perso 3-2 con il Cittadella ieri mattina, Primavera di Oddo che sta facendo comunque sicuramente bene. Andiamo ancora avanti con il prossimo messaggio. Mo a Cagliari fanno un macello, sta a perdere ma si sapeva, e sì, Cagliari sta perdendo 3-0 dopo quello che è successo, Antonio, questo assalto dei tifosi del Cagliari, questa irruzione dei tifosi del Cagliari nel centro di allenamento
proprio poche ore fa, prima della partita col Napoli, siamo sempre alle solite. Che quando... fa un po' il paio con l'episodio che hai citato tu di Varese, insomma, sì. Voglio dire, il calcio nella nostra società sta diventando talmente importante che certe volte un amore eccessivo degenera e si traduce in atti teppistici che vanno condannati. Insomma, cerchiamo, e anche noi secondo me siamo responsabili, di riportare tutto nella giusta dimensione. Per quello che riguarda il Cagliari, dispiace vedere come Zeman anche quest'anno, dopo l'anno alla Roma, sia un po' in difficoltà. E così è a ben Un po' tanto, a ben vedere, insomma, Zeman negli ultimi 10 anni... Ecco, Maurizio De Qui ci manda la classifica, Cagliari 21, se dovesse perdere oggi probabilmente ci sarebbe l'addio, se non l'arrivederci, se non matematico, comunque virtuale al massimo campionato della Serie A. Zeman negli ultimi 10 anni ha fatto bene solo a Pescara, e coi sei non si fa il calcio, ma forse quell'anno sarebbe dovuto rimanere qui a Pescara. Allora, Ronci, rispondiamo al messaggio del tifoso del Chieti, che chiedeva se il prossimo anno il Chieti... Innanzitutto ringrazio... Per i complimenti. I complimenti. Il prossimo anno Ronci sarà sulla panchina del Chieti in Serie D, dando ovviamente per scontato che la squadra, la società iscriva la squadra al campionato. Io a Chieti sto veramente bene, c'è un gruppo di lavoro comunque importante, stiamo dando tutto quello che abbiamo. Abbiamo un grandissimo direttore sportivo che ci sta dando una grandissima mano, diciamo, nell'organizzazione. La società, abbiamo un presidente dimissionario che spero magari un giorno possa rientrare, però chiaro, da come stanno le cose adesso, da quello che so, probabilmente a fine del campionato. Però questa, Ronci, questa frattura fra la tifoseria e la proprietà sembra davvero insanabile in questo momento. Sì, è una frattura insanabile, anche perché penso che ci siano in ballo cose vecchie, no, dell'anno scorso, altri anni. Noi più che andare in campo e onorare la maglia, voi state facendo il vostro, noi dobbiamo fare il nostro, e ecco, mi fa piacere il tifoso che comunque sta apprezzando quello che stiamo facendo. Noi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, perché comunque rappresentiamo una città e dei colori veramente importanti. Quindi io sono onorato di essere allenatore del Chieti, e se la società lo vorrà sicuramente possiamo parlare. Poi bisogna vedere quale società. Io a Chieti sto bene. Allora, andiamo avanti con qualche altro messaggio, poi apriremo il capitolo sulla Lega Pro e soprattutto sul Teramo. Allora, vediamo un attimo. Ora più che mai Teramo ci crede. Grazie Campitelli, grazie Vivarini, grazie Di Giuseppe, grazie ragazzi. Ora testa bassa e sotto col Pontedera. Beh sì, domenica ci sarà, domenica prossima, questa gara col Pontedera, una gara assolutamente da vincere. Allora, apriamo dunque il capitolo su questa giornata in Lega Pro, soprattutto relativamente al Teramo, poi vedremo il servizio sull'Aquila Forlì, e questa sconfitta che non ci voleva, una giornata storta per i biancorossi, che hanno fermato l'imbattibilità a 24 risultati. È stato eguagliato ma non battuto il record proprio del Teramo, e tra l'altro, come detto, la vittoria dell'Ascoli ha permesso ai bianconeri marchigiani di ridurre di portare da 7 a 4 il distacco, a 4 punti il distacco dai biancorossi, mentre ora c'è un doppio cambio di punteggio all'Arena Garibaldi di Pisa, Pisa-Pistoiese 3-1. Allora, prima di andare a vedere il servizio, lo faremo tra qualche istante, su Prato Teramo 1-0 il risultato finale, io ovviamente vorrei chiedere qualcosa ad Antonio Martorella e a Donato Ronci su questo Teramo, sulla sconfitta di oggi, che però Antonio ovviamente non può cancellare quello che di straordinariamente grande hanno fatto i ragazzi di Vivarini fino ad oggi. È un campionato che entra di diritto, anzi forse è il miglior campionato di sempre nella storia del Teramo. Una cosa importante da un punto di vista tecnico, l'augurio, l'auspicio, ma credo che è lo stesso pensiero che adesso sarà nella testa del tecnico e dei calciatori, è di arrivare all'ultima partita in cui non sarà influente il risultato, quindi il Teramo deve mantenere questi 4 punti di vantaggio e ha tutte le risorse interiori per farlo. Sarebbe veramente bellissimo che l'Abruzzo, continuando il discorso che facevamo prima, potesse esprimere un'altra squadra di Serie B, un altro capoluogo di provincia, un'altra città importante con uno stadio nuovo, un impianto bello che non ha bisogno di ulteriori ritocchi per ospitare la Serie B, quindi ci sono tutte le condizioni per cui questa cavalcata trionfale del Teramo finisca in gloria.
Donato, 4 punti a 3 giornate dalla fine, sono tanti, sono pochi, considerando che l'ultima gara sarà quella che vedrà di fronte Teramo e Ascoli e considerando che alla vigilia però della giornata di oggi i punti erano 7. Sì, sì, ti faccio una domanda che non so, se dovessero arrivare a pari punti, che succede? Adesso e poi dipenderebbe a pari punti, bisognerebbe vedere... All'andata hanno pareggiato. All'andata bisognerebbe vedere la differenza, questo poi chiederemo casomai al nostro Andrea Costantini che è l'esperto di sapere meglio in caso di arrivo a pari punti. Però se hanno pareggiato e il Teramo dovesse perdere quella partita, quindi è scontata allora la... Oppure se la dovesse vincere poi cambierebbe sempre... Guarda, il campionato del Teramo è di altissimo livello, fino adesso hanno meritato di stare là, hanno fatto veramente... un campionato incredibile, devono continuare così e come diceva Antonio devono fare il massimo per arrivare con 4 punti di vantaggio. Possono farcela perché comunque il Teramo ha, a parte un impianto di gioco, un bravissimo allenatore, ma ha 2 attaccanti davanti che non so quante squadre forse ce l'hanno, quindi può tranquillamente fare punti e può tranquillamente anche battere l'Ascoli all'ultima. Perché no, perché... 39 gol in 2 la Padula e sì, Donnarumma. No, scherziamo, questi sono numeri. Quale allenatore sognerebbe, qualsiasi allenatore sognerebbe di allenare una coppia di attaccanti così? Parti già da 1-0. Tra l'altro giocatori che sono entrati nell'orbita di diverse formazioni, anche di categoria superiore, e ci mancherebbe che non fosse così. Allora andiamo a vedere proprio il servizio che abbiamo realizzato sulla gara Prato-Teramo, poi andremo a vedere anche le interviste realizzate dal nostro inviato a Prato, Alfredo Giovannozzi. Cronaca di uno strano pomeriggio, alla fine conclusosi come peggio non potevano aspettarsi i tifosi biancorossi. Era la domenica del primo match ball e fino alle ore 14:10 tutto faceva pensare che lo storico traguardo potesse essere centrato sin da subito. Ascoli sotto con la Carrarese mentre il Teramo è in campo per il riscaldamento al lungo bisenzio di Prato. Nei 10 minuti finali però il picchio rimonta e vince dopo essere stato sotto anche di 2 gol. La notizia avrà forse un po' stordito i biancorossi che quando scendono in campo forse hanno ancora un po' nella testa il risultato del Del Duca. Nell'impianto pratese ci sono 750 tifosi biancorossi, in tribuna anche il sindaco Maurizio Brucchi e altri consiglieri. Vivarini sceglie il solito Teramo delle ultime gare con Di Matteo in campo e Caidi recuperato dopo un piccolo attacco febbrile. Prato sulla carta offensivo con Fanucchi alle spalle di Bocalon e Rubino, ma a dispetto di questo i lanieri giocano col coltello tra i denti, senza Fronzoli e mordendo le caviglie dei biancorossi, i gemelli in testa. Per il primo spunto di cronaca bisogna attendere il 28esimo quando una sventola da lontano di Cavagna impegna Tonti che deviene angolo. Il Prato perde Bandini per infortunio alla mezz'ora dentro Romanò e al 37esimo proprio il neo entrato sfonda sulla destra e va al cross. La respinta di Paolo Antonio non è perfetta e Urso al volo scaglia un destro micidiale che Tonti riesce soltanto a sfiorare. E questo è il gol partita, il secondo in campionato per Adolfo Urso, l'ammazza grandi visto che era andato in gol anche contro l'Ascoli, giustiziato anch'esso. Vivarini si lamenta per il gioco eccessivamente maschio dei lanieri e viene espulso da Martinelli di Roma 2. Nella ripresa il Teramo sembra animato da altre intenzioni e reagisce. Amadio subito si incunea sulla destra, Di Matteo va al tiro ma viene murato. Risponde al quarto il Prato con Urso che pesca in profondità Fanucchi, poco preciso al tiro. Per Donnarumma e la Padula è un pomeriggio complicato. La Padula ha una chance dopo una discesa di Di Matteo ma il suo tiro viene respinto da Rinaldi e Sorbo. Il Teramo fatica a fare gioco, Fiore prende il posto di Cenciarelli, ma le occasioni migliori arriveranno da fermo, soprattutto con Perrotta che a cavallo del quarto d'ora conclude pericolosamente, prima col sinistro al termine di un batti e ribatti in area, poi svettando sul secondo palo, ancora fuori di poco. Al 19esimo di Paolo Antonio perde un brutto pallone, Cavagna ne approfitta ma Bocalon spreca così di testa. Si entra nell'ultimo quarto d'ora, Donnarumma per la Padula, il sinistro non è quello dei momenti migliori, Bocalon spaventa Tonti con un potente tiro cross, dentro anche Petrella e Bucchi e a 3 minuti dal 90esimo la chance più grande. Angolo di Paolo Antonio, Donnarumma schiaccia ma sulla linea di porta salva Cavagna. Dopo 3 minuti di recupero il triplice fischio di Martinelli sancisce la prima sconfitta del 2015 del Teramo e l'interruzione a 24 della serie di risultati utili consecutivi. Eguagliato ma non superato il record del Teramo di Fantini, ora serve lucidità e sangue freddo. I campionati si vincono soffrendo fino alla fine. Il Teramo, ancora artefice del suo destino, dovrà convivere con queste inevitabili pressioni e i tifosi non dovranno far mancare il loro supporto a partire dalla gara di domenica prossima col Pontedera. L'ho sempre detto, non abbiamo vinto ancora niente,
È un campionato difficilissimo fino alla fine, l'Ascoli ci crede, anche oggi ha vinto il 93, quindi bravi a loro. E noi dobbiamo contare su noi stessi, sulle nostre forze. Oggi è stata una partita che secondo me loro hanno fatto un tiro in porta, noi il secondo tempo ne abbiamo fatto 4-5. Però ci sta perché per mille ragioni, forse i calciatori già prima della partita, l'Ascoli prima vinceva, perdeva 2-0, 2-1, 2-2 e quindi anche loro come tutti noi abbiamo più pensato al risultato che alla partita. Questo ha condizionato il fatto che l'Ascoli abbia terminato la partita vincendola dopo quell'alternanza di risultati e quell'altalena, mi è sembrata una squadra un po' scarica. Io credo che involontariamente abbia anche contribuito, ma a prescindere questo noi dobbiamo pensare a domenica e quindi dobbiamo vincere, vinceremo sicuramente perché la nostra era forte prima ed è forte adesso e poi dobbiamo andare a vincere a Savona, quindi queste due partite per noi sono indispensabili e sicuramente sono sicuro che faremo due vittorie perché i ragazzi ci credono. Sono un po' affranti perché per mille ragioni loro pensavano oggi di poter vincere, qui hanno trovato un campo molto difficile perché anche il Prato aveva bisogno di punti e quindi, ma è giusto così, il calcio è bello per questo motivo. Loro ci hanno messo in difficoltà con uno scivolamento tattico che facevano perché da un 4-3-1-2 si trasformavano in un 3-4-1-2 con, ci attaccavano molto su di tutta fascia nostra, all'inizio ci abbassavano con la palla lunga, quindi siamo andati un po' in difficoltà sotto questo aspetto. Abbiamo trovato una squadra molto carica, molto determinata perché loro chiaramente si giocavano la salvezza. Noi secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, il secondo tempo li abbiamo chiusi nella loro metà campo, è mancato chiaramente il gol, mancato diciamo l'acuto che ci poteva permettere di avere un altro risultato, però la prestazione è stata positiva e i giocatori hanno corso tanto, quindi va bene. Su che cosa protestava in occasione dell'espulsione, non per il gol del Prato ma per qualche azione precedente? Purtroppo l'arbitraggio è stato un pochettino inadeguato, però ci sta anche questo, lo dobbiamo tenere in considerazione. Io mi sono semplicemente sul gol che abbiamo preso lamentato delle diciamo le botte che stavano ricevendo i nostri attaccanti. Lui mi ha detto si calmi, io ho detto io mi calmo se fa quello che deve fare e lui mi ha buttato fuori. Oggi è sorridente, stranamente, quando vince non lo fa, come mai? perché diciamo sono soddisfatto per la prestazione come lo sono anche quando si vince, poi purtroppo conosco tanto il calcio, io sapevo di diciamo nel momento in cui magari si può alzare troppo la testa, si parla troppo, sì, è chiaro che di conseguenza può arrivare anche diciamo delle sconfitte, quindi io purtroppo ho un brutto vizio di preventivare troppo le cose, quindi aspettavo che adesso sono sorridente perché le prossime andranno meglio. Queste le interviste realizzate dal nostro inviato a Prato, Alfredo Giovannozzi. Avete ascoltato il presidente Luciano Capitelli e il tecnico Vincenzo Vivarini. Antonio, che possiamo dire a tre giornate dalla fine con questi quattro punti? Lo stato d'animo del tifoso teramano secondo te oggi qual è? Beh, come pensavo anche dalle interviste mi pare di intuirlo, i pensieri sono quelli che dicevo nel mio intervento precedente. L'ambiente pensa ad arrivare all'ultima partita con quattro punti di vantaggio, dove l'ultima partita sarebbe solo una passerella per la festa e probabilmente lo penserei pure io se fossi dell'ambiente del Teramo. Quindi hanno tutti, l'abbiamo detto, è un campionato straordinario che entra di diritto nella storia calcistica di Teramo, 24 risultati utili. Hanno la possibilità di vincerle queste due partite e io con ragionevole propensione alla certezza credo che sarà proprio così. Donato Ronci, prima parlavamo di tanti abruzzesi che si stanno facendo onore in Abruzzo, non solo nel calcio, uno di questi è sicuramente Vincenzo Vivarini. Sì, sì, io sono stato anche allenato nell'ultimo anno con Giovanni. Ah, vedi, allora puoi parlare a ragion veduta. Sì, sì, lo conosco anche bene come persona, oltre ad essere veramente un bravissimo allenatore, è anche una persona veramente di alto livello, quindi spero che riesca
a vincere questo campionato, perché se lo merita e sta facendo veramente qualcosa di importante, quindi gli auguro veramente di gioire fra un mese, prima dell'ultima partita, fra due settimane. Allora, abbiamo visto prima la classifica, questi 4 punti di differenza. Intanto Pisa-Pistoiese cambia ancora il risultato in questo derby tutto toscano, 4-2 per la formazione nerazzurra, gara che si sta giocando all'Arena Garibaldi. A proposito della Pistoiese, la Pistoiese era stata, guarda caso, un'altra toscana, era stata l'ultima squadra a battere il Teramo, addirittura nel girone d'andata. Dunque Toscane, almeno Pistoiese e Prato, un po' indigeste e biancorossi, mentre avete visto il finale di Cagliari-Napoli con la vittoria dei partenopei per 3-0, finale anche Pisa-Pistoiese. Allora, sono arrivati altri messaggi, andiamoli a leggere insieme, vediamo sempre con l'aiuto della regia. Mister Ronce è un talento come Vittorio Esposito, secondo te può fare la B? Andiamo ancora avanti, poi facciamo intervenire ovviamente Mister Ronci, anche perché su Esposito voglio fare anche un'altra domanda a Mister Ronci. Paolo, secondo te rimane Baroni l'anno prossimo? Grazie e sempre Forza Pescara. Ma io poi questa domanda la giro ad Antonio Martorella. A mio giudizio è difficile che possa rimanere a Pescara, però. Donato, sei un grande allenatore, bravissimo anche e in bocca al lupo per le partite. Peccato che ha perso il Teramo, ma capita. Ciao, Forza Delfino. Questo è un tifoso del Pescara, un attestato di stima per Ronci, che è l'allenatore del Chieti. Direi che questo telespettatore merita sicuramente un plauso. Donato, sei uno degli allenatori migliori che ci sono in Abruzzo. Spero un giorno di vederti allenare in serie superiore. Lo meriti, Domenico. Stasera Mister Ronci sta facendo il pieno di complimenti. Andiamo avanti con un altro messaggio. Martorella, aiutaci tu, dice quest'altro telespettatore. Aiutaci forse ad andare si parla di un tifoso del Pescara, probabilmente aiutaci ad andare ai playoff. Allora, iniziamo da Ronci. Tanti complimenti anche per Esposito. Questo giocatore, se ne sono dette tante, è un giocatore che ha un talento innato sprecato per la Serie D. Ma perché Vittorio Esposito oggi gioca ancora in Serie D? Questa è una domanda che dovresti fare a lui. Ronci lo ha avuto anche a Giulianova l'anno scorso. Sì, conosco veramente molto bene, è un ragazzo innanzitutto con un cuore infinito, è un ragazzo che si sa favorire bene dai suoi compagni, da chi lo circonda. E, sai, nel calcio no, ci vuole anche oltre al talento, oltre a tutto il resto, ci vuole anche dell'altro. Lui nella vita non è stato fortunato, questo ragazzo ha avuto delle disavventure. Correggimi se sbaglio, lui da giovanissimo aveva fatto anche un provino con la Juventus. Era stato preso dalla Juventus. Era stato preso. In una partita che è cosa ben diversa. No, era stato preso, fece vincere un torneo alla Juve, se non sbaglio, in una partita fece 3 o 4 gol. Quindi il problema è che in quel periodo lui è un ragazzo che è attaccato alla sua terra, alle sue origini. In quel periodo soprattutto non riusciva a stare lontano da casa. Lui è molisano, se non mi sbaglio. E quindi questo accettare, no, di vivere lontano da casa, però alla fine bisogna capire che uno nella vita deve fare quello che crede, assumendosi poi anche le responsabilità. Lui in quel momento preferiva passare del tempo a casa con la famiglia e non allontanarsi. Magari tanti ragazzi che vogliono fare questo lavoro, questa vita, e non hanno i mezzi che ha lui. Però bisogna trovarci nelle situazioni. Lui ha avuto un paio di treni importanti, Juve, se non sbaglio anche il Bari, e in quel momento non era maturo per questa cosa. Io adesso invece, sono 2 anni che lo alleno, secondo me ha acquisito una maturità comunque diversa già dall'anno scorso, dagli anni prima. Dove... Grazie anche forse a Ronci, perché se ci sono dei giocatori un po' difficili da gestire, l'allenatore deve essere bravo a gestire. Allora, io con lui ho un rapporto straordinario, io so come lui, quindi andare allo scontro con lui ci rimette l'allenatore, e quindi bisogna essere intelligenti, bisogna cercare di portarlo dalla tua parte alla parte dei compagni, avendo un rapporto. Magari lui ha bisogno anche di affetto nella vita, tanto affetto, quindi bisogna stargli vicino, cercare sempre, no, di mostrare a lui che è un giocatore importante, bisogna farlo sentire importante, e lui in campo alla fine ripaga tutto questo. Adesso quest'anno secondo me sta toccando l'apice, no, di questa sua carriera a livello nei dilettanti, diciamo così.
Spero che per lui sia giunto il momento e glielo auguro con tutto il cuore di misurarsi con un campionato importante. Per le qualità che ha, penso che in Serie B possa giocare a occhi chiusi. Dico questo perché lo conosco, lo vedo allenare, cioè si allena tutti, quando si allena tutti i giorni tu lo vedi. Spero che allo stesso diciamo, tempo riesca a trovare quella serenità per accettare questo tipo di vita, no? Perché la vita del calciatore comunque è fatta di impegni, di ritiri e tutto il resto, quindi spero che lui capisca che gli sono rimasti non tantissimi anni, però può ancora, secondo me, giocarsi le sue carte per imporsi anche in categorie superiori. Allora, Antonio, un tifoso del Pescara diceva: Martorella, aiutaci tu. Io invece ti chiedo di aiutarci anche in un'altra cosa, a capire se secondo te, come chiedeva un telespettatore, il prossimo anno, al di là di quello che sarà il finale di campionato del Pescara, secondo te Baroni potrà essere ancora allenatore del Pescara, potrà sedere ancora sulla panchina del Pescara oppure no? Paolo, è nell'incidentale che hai dichiarato, cioè a prescindere da quello, no, invece è proprio lì che sta la chiave di lettura, perché cioè, parliamoci chiaro fuori dai denti, se Baroni va in Serie A si merita la conferma, neanche a dirlo, se non va in Serie A io credo che in società si aprirà un ragionamento, quindi come dire, ti ribalto quello che hai detto e ti dico tutto dipende dall'esito finale del campionato e anche eventualmente da come si affrontano i playoff, da che tipo di risposta darà la squadra ai playoff, perché magari il Pescara andrà sicuramente in Serie A, ma metti che non ci va, bisogna anche capire come non ci va. Insomma, una cosa è se non ci va, ma se si fa molto onore, e una cosa invece se depone le armi. Quindi io credo che la conferma di Baroni dipenda dal risultato finale, senza ombra di dubbio. Allora, abbiamo parlato del Teramo, abbiamo visto anche le interviste realizzate dal nostro inviato a Prato, Alfredo Giovannozzi. Andiamo a vedere invece ora il servizio su questa sconfitta dell'Aquila con il Forlì. L'Aquila che non sta chiudendo benissimo il campionato a questo punto per i playoff. Probabilmente non c'è più nulla da fare. Ieri al termine della gara i tifosi rossoblù hanno contestato la squadra per questa battuta d'arresto che chiude probabilmente il discorso pool promozione. Vediamo il servizio realizzato da Gianmarco Menga. Le chance playoff erano evaporate già dopo la sconfitta di Pistoia. All'Aquila non resterebbe che cercare di chiudere nella maniera più dignitosa possibile la stagione, ed invece l'11 rossoblù ha consegnato ai propri tifosi, pochi a dir la verità al Fattori, circa 750, un altro pomeriggio indigesto che tra le altre cose costa la perdita del quarto posto a beneficio della lanciatissima SPAL, con tanto di avvicinamento dell'Ancona, avversaria dell'ultima giornata. Per Nunzio Zavettieri e i suoi giocatori non è il modo migliore per cercare di guadagnarsi una conferma in vista della prossima stagione. Il Forlì espugna il campo aquilano per 2-0 e con un gol per tempo. Le motivazioni sicuramente incidono, l'11 di Firicano è in piena bagarre per evitare i play-out, ma è pur vero che la prestazione dell'Aquila non si discosta di tanto da quelle scialbe sovente viste al Fattori. Sono passati 18 minuti agli ospiti per incanalare dalla propria parte il confronto. Melandri spizza un traversone dalla destra e taglia fuori la chiusura di Pedrelli, agevolando da battuta mancina di Benito Docente, diagonale sporco ma imprendibile per Zandrini. La reazione è sterile e anzi alla mezz'ora un contropiede finalizzato da Melandri manda il Forlì a un soffio dal raddoppio. Il momento migliore dell'Aquila nell'ultimo quarto d'ora di frazione è sempre per effetto di tiri da fermo. Corapi per poco non inganna Scotti, che poi deve salvarsi sulle successive incornate di Gotti e quella centrale di Perna. L'unico riferimento offensivo scelto da Zavettieri è sostenuto da Triarico, Corapi e Pacilli. Proprio Pacilli, sempre da fermo, coglie un palo al 43esimo, anche un briciolo di sfortuna. Nella ripresa ancora Corapi e ancora su punizione crea qualche grattacapo a Scotti. Zavettieri prova a rendere più offensiva l'Aquila con San Domenico e Virdis al posto di Perpetuini e Triarico, ma la trama palla a terra è sempre fumosa e inconcludente. Così a un quarto d'ora dalla fine il Forlì chiude il match con un'azione che è tutto dire. Melandri prende le palla nella sua metà campo, si beve tutto d'un fiato quella aquilana, i giocatori di casa si fanno saltare con troppa facilità e il rapidissimo attaccante forlivese non sbaglia davanti a Zandrini. Non ho gol in campionato per Melandri. Poi Scotti dice no ancora a Corapi ed il fischio finale non fa che sancire la rabbia dei tifosi rossoblù, che giustamente contestano la prestazione e l'atteggiamento. Davvero un peccato. Come with me.
Rientriamo in studio per la terza parte dell'Abruzzo del Pallone, ci sono altri messaggi, li andiamo a leggere e poi apriremo doverosamente il capitolo sulla Serie D. Allora, eccolo qui uno, Paolo invita Gianfranco Sembroni di Telemax, ti fa delle risate. Beh, Gianfranco Sembroni è stato ospite già due volte quest'anno in altre trasmissioni a TV6, se possibile lo inviteremo anche all'Abruzzo del Pallone, anche se siamo verso la dirittura d'arrivo di questa stagione, ma perché no? Paolo, che tifi? Non so cosa vuole sapere per chi tifo. Beh, questa è la privacy. Andiamo avanti, una battuta ovviamente. Vediamo il prossimo messaggio. Una sconfitta ci può stare dopo 24 risultati utili consecutivi. Ci rifaremo domenica. Forza Magico Teramo, rubaci l'anima. Tra poco vedremo il prossimo turno e andremo a fare anche qualche calcolo proprio sulle partite di Teramo e Ascoli. Andiamo ancora avanti con un altro messaggio. Ancora qualche secondo. La Miternina lotta per la salvezza ed è finita nel tritacarne delle squadre marchigiane. Ronci, come spiega la sconfitta in casa con l'Are Canatese? Il pareggio di oggi con il Castelfidardo e il pareggio di oggi con il Castelfidardo. Bruno da Chieti. Allora, spieghiamo innanzitutto questo pareggio con il Castelfidardo e tra poco vedremo tra l'altro il servizio sulla partita e poi cosa pensi di questa della Miternina che insomma è finita un po' nelle zone basse della classifica, in una zona sicuramente a rischio. Partiamo dal tuo Chieti. Ma del Chieti dico che ci sono anche gli avversari e non è sempre facile vincere, capito? Quindi le difficoltà ci sono, soprattutto quando si incontrano squadre che fanno una grande fase difensiva, non ti lasciano spazi. Però io penso che la partita di oggi sia una partita un po' diversa da quella con la Rencanatese. La partita di oggi noi siamo scesi in campo veramente nelle condizioni fisiche assurde, come dicevo prima, quindi c'è da ringraziare i ragazzi che veramente hanno stretto i denti e abbiamo provato, però abbiamo anche rischiato qualcosina, nel senso che loro avevano gente rapida davanti, oltre a fare una grande fase difensiva ripartivano. E noi dobbiamo accettare questo punto perché è un punto che comunque aumenta il vantaggio su San Nicolò, poi vedremo anche il servizio su San Nicolò Fano. Anche diciamo, quando non puoi vincere comunque è fondamentale non perdere, fosse stato così magari con la Reganatese avevamo un altro punto in più, quindi purtroppo quella fu una partita dove secondo me non giocammo con la cattiveria necessaria, non affrontammo quella partita con la fame necessaria. Probabilmente quei risultati positivi fatti in passato ci avevano un po' fatto un po' la pancia piena, no? Era la partita prima della sosta, il giovedì santo, mentalmente non è stato il solito Chieti in quella partita là, però siamo stati bravi poi a capire come è successo anche dopo Iesi, a rimetterci subito sulla retta via e abbiamo fatto una grande vittoria a San Benedetto. Partita di oggi, ripeto, non era... Ecco, forse, scusami Donato se ti interrompo, dopo l'esploit di San Benedetto, proprio alla luce di quel risultato, il risultato domenica scorsa, forse oggi ci si attendeva qualcosa in più. Non tanto perché... Anch'io attendevo qualcosa in più, però devo ringraziare, ripeto, i ragazzi, perché oggi noi abbiamo giocato con due o tre giocatori che non dovevano giocare, anche di più, però Massimo Gironi ha giocato anche a San Benedetto in quelle condizioni. Sbardella ha stretto i denti, aveva una contrattura, fino all'ultimo siamo stati bravi a recuperarlo. Vittorio ha giocato con un braccio bloccato, Orlando ha giocato con una caviglia nera di sangue dalla partita di domenica e per recuperarlo abbiamo impiegato del tempo. Quindi cioè, a partire di oggi non eravamo secondo me fisicamente nelle condizioni migliori. A San Benedetto abbiamo vinto una partita anche grazie all'aspetto fisico. Abbiamo fatto una partita, abbiamo corso tantissimo e purtroppo siamo usciti da quella gara con tanti acciaccati. Non abbiamo oggi una avete rosa, pagato un po' le conseguenze. Abbiamo pagato le conseguenze, non abbiamo una rosa ampia, però questo ci deve dare la forza, ripeto, di vivere alla giornata. Io ho sempre detto che questo campionato qua, per quanto riguarda la griglia playoff, si deciderà il 10 maggio, l'ultima giornata. E fondamentalmente per il San Nicolò credo che non sia cambiato niente, perché due punti o tre penso che sia la stessa cosa. In caso di arrivo a pari punti, loro abbiamo pareggiato tutte e due, però loro hanno il vantaggio del 3-3 in casa. Gol, 3-3, sì. E quindi per loro due o tre punti non cambia niente, come non cambia niente per noi. Noi dobbiamo andare avanti, vivere, ripeto, alla giornata, ogni partita come se fosse l'ultima, e non mollare di un centimetro e andare avanti come abbiamo fatto fino adesso. Niente. Se poi saranno più bravi di noi,
è giusto che lo faranno gli altri, però chiaramente non ci teniamo, quindi cercheremo di stare davanti. Allora, vediamo qualche altro messaggio, poi andremo invece a leggere insieme le gare del prossimo turno in Lega Pro. Ancora a parlare di Baroni, aveva una Ferrari in mano e l'ha ridotta in una balilla, pazzesco. Ancora il prossimo messaggio, io credo nella Serie A, probabilmente un tifoso del Pescara, vediamo ancora se c'è un altro SMS, no? Allora, Antonio, per chiudere, riaprire e chiudere il discorso sulla Serie B e sul Pescara, nel prossimo potrebbe turno... Potrebbe essere anche uno del Lanciano, credere sì, la Serie A. Potrebbe essere anche uno del Lanciano, infatti è vero, hai ragione. Sabato c'è questo derby. Il calendario del Pescara però è un calendario difficile, perché ci sarà la trasferta sabato di Lanciano, poi ci sarà la Pro Vercelli nel turno infrasettimanale allo Stadio Adriatico, ma per come è messa la Pro Vercelli non può permettersi di regalare punti perché la classifica è precaria. Poi ci saranno diversi scontri diretti. Perugia. In casa col Perugia, c'è la gara di Avellino prima di quella col Perugia, poi c'è la gara con il Livorno e il Varese, che probabilmente quando giocherà con il Pescara all'Ossola sarà retrocesso. Però non è un calendario facile questo per il Pescara. Non è un calendario facile, ma è come se fosse un playoff anticipato, perché sono poi tutte le partite che evidentemente il Pescara si ritroverebbe Perugia, a fare. È allenato da un tuo ex compagno, due miei carissimi amici, Andrea Camplone e Giacomo Di Cara, che gli fa da vice, e tra l'altro due pescaresi doc che ci terranno a ben figurare qui a Pescara. Però tornando alla questione tecnica, non è un calendario assolutamente facile, però voglio dire, se vuoi fare i playoff poi alla fine sono quelle le squadre che incontri, quindi misuratici subito, vedi, devi cercare di vincere le partite poi. Esattamente sì, ma credo che può scappare anche il piede a qualcuno lì davanti. Io insomma il Livorno e lo Spezia non li vedo così solidi nelle loro posizioni. Permettimi di chiederti un'altra cosa e poi chiudiamo veramente sul Pescara, un giudizio su Baroni. Prima un po' abbiamo parlato di Baroni, del Pescara, delle polemiche, del fatto che è stato spesso in discussione, ma a te il gioco del Pescara piace, non piace, ti aspettavi di più, ti aspettavi di meno? E questo è il Pescara di Baroni da ex giocatore, insomma, che ha calcato tutti i campionati, ricordiamolo, tu sei uno dei pochi in Italia che ha un record. Sì. Tra l'altro uscì qualche tempo fa una pagina sulla Gazzetta dello Sport, hai giocato e segnato in tutte le categorie, tutte 10 del le calcio, categorie della dalla Serie A alla terza categoria. Esattamente. No, tornando a Baroni, non si è, dobbiamo riconoscere, mai creata una scintilla simpatia tra il tecnico e la piazza. E questo è indubbio. L'uomo è un uomo serio, è un uomo puntiglioso, è un uomo metodico, probabilmente come dire, le caratteristiche di Pescara e del pescarese non corrispondono, non collimano con le caratteristiche personali del mister Baroni. Se alziamo lo sguardo, il campionato di Serie B non è un bel campionato. Questo a maggior ragione per la cifra tecnica che è il Pescara, qualche rimpianto di qualche punto in più probabilmente lo lascia. Si poteva fare meglio, però vediamo che hanno difficoltà il Catania, il Bari, lo stesso Bologna, che rischia di non andare direttamente in Serie A. Cosa voglio dire? Che ogni campionato ha la sua storia, vincerli è sempre difficilissimo. Rimane di fondo, ecco, per dire, se fossi stato io alla fine del ritiro a settembre probabilmente non avrei fatto fare degli allenamenti a porte chiuse, perché il tifoso ha voglia di vedere la squadra nuova dopo scesa dal ritiro, ha voglia di partecipare subito a creare l'ambiente, insomma ci sono voluti biglietti a un euro per rivedere ieri allo Stadio Adriatico 10.000 persone, però comunque i tifosi vanno sempre allo stadio, gli sportivi vanno solo in determinate occasioni. Però tornando al mio discorso di prima, premesso che qualche responsabilità il tecnico ce l'ha, io sono sempre e torno a essere sempre convinto che vanno distribuiti meriti e responsabilità tra le quattro componenti: la proprietà, la dirigenza, lo staff tecnico e i calciatori. Probabilmente
nel periodo prima di Natale in cui il Pescara non andava bene, forse anche i calciatori dovevano dare qualcosa in più. Questo è. Questo è quanto. Allora, vediamo il prossimo turno in Lega Pro, perché vi dovevamo proprio il quadro delle partite della prossima giornata, del prossimo turno, ricordando questi quattro punti di distacco tra Teramo, il Teramo capolista e l'Ascoli. Vedete, nel prossimo turno il Teramo ospiterà il Pontedera, che è una squadra che non ha praticamente più nulla da chiedere al campionato. L'Ascoli giocherà a Sant'Arcangelo di Romagna con una squadra che invece deve ancora centrare la salvezza. Dunque, sulla carta il compito più agevole sarebbe quello del Teramo, ma il calcio ci insegna, come diceva Antonio Martorella, che le partite facili e difficili, e molte volte le facili diventano difficili e viceversa. Quindi il Teramo dovrà battere il Pontedera e poi eventualmente pensare a quello che accadrà a Sant'Arcangelo di Romagna. Allora, abbiamo il capitolo sulla Serie D, andando subito a vedere, perché qui c'è l'allenatore del Chieti, Donato Ronci, il servizio che abbiamo realizzato oggi al Guido Angelini sullo 0-0 fra i neroverdi ed il Castelfidardo. Pari e patta e senza reti fra Chieti e Castelfidardo al Guido Angelini al termine di 90 minuti non certo entusiasmanti e che hanno visto i marchigiani molto ben disposti in campo, al cospetto dei neroverdi non certo in giornata di grazia anche a causa di alcune defezioni. Dopo l'esploit del Riviera delle Palme ci si attendeva qualcosa in più da parte della squadra di Ronci, che ha pagato soprattutto la scarsa vena di Vittorio Esposito, recuperato in extremis ma in condizioni precarie. L'avvio di gara è dei marchigiani, che si vedono per la prima volta al terzo con Sbarbati, che dai 18 metri controlla la sfera e si gira, concludendo però centralmente. La formazione bianco-verde ospite preme ancora e si rivede sempre con Sbarbati al settimo, con una conclusione angolata che non crea problemi all'estremo teatino. Il Chieti risponde all'ottavo con un colpo di testa di Broso, che non inquadra lo specchio della porta prima dell'ennesima conclusione al decimo di Sbarbati per la formazione ospite. Il match vede diversi capovolgimenti di fronte, ma con la squadra di Ronci che appare un po' imballata al cospetto di un Castelfidardo sicuramente più frizzante. Dopo così una fase di equilibrio bisogna attendere il 36esimo per vedere un tiro del solito Sbarbati, sempre lui che chiama Mattia Placidi alla parata a terra. Tutto qui il primo tempo, con le due squadre che tornano negli spogliatoi fra qualche fischio dei tifosi di casa. La ripresa si apre al terzo con il Chieti che presenta in campo Abdoulaye e Lagzir al posto di Orlando e Sgambato. Ronci passa così al 4-3-3, ma gli effetti tarderanno ad arrivare. Al terzo, pericolosissima la squadra ospite, con un'azione elaborata che si sviluppa sulla fascia sinistra e dopo un batti e ribatti e tassi che vede la respinta di Maschio con Placidi quasi battuto. All'ottavo Sbarbati se ne va in contropiede, ma l'attaccante si allunga la sfera permettendo il salvataggio di Placidi. Al quindicesimo si vede pericolosamente il Chieti con una punizione davvero bella di Prinari, che manca di un soffio il bersaglio. La gara finalmente si accende, anche se i neroverdi continuano a far fatica a proporsi efficacemente dalle parti del portiere marchigiano. Il finale vede al 36esimo l'occasionissima per gli ospiti, con il neoentrato Cavaliere che in area teatina chiama ad un vero e proprio miracolo Placidi. La squadra di casa ci prova con tanta generosità, ma al 40esimo è ancora Cavaliere a chiamare alla parata centrale l'estremo teatino. La gara finisce senza reti con uno 0-0 che, visto il KO del San Nicolò con il Fano, non è però certo da buttare. Non è un pari da buttare, visto quello che è successo a Teramo. Tu dicevi due punti, tre punti, non cambia molto, però è sempre meglio avere tre punti di vantaggio anziché due, voglio dire. No, sicuramente. Alla fine, ripeto, abbiamo guadagnato un punto, però la prestazione di oggi la dobbiamo essere intelligenti, no? Quando abbiamo perso con diceva Antonio Martorella a microfoni spenti, sì, prima durante il servizio, quando non si può vincere è importante non perdere, è giusto, giustissimo, lo penso anch'io. Infatti la partita di Castelfidardo che abbiamo perso l'andata, abbiamo giocato 90 minuti nella loro porta, quella è stata una beffa, due rigori non dati e al 90esimo abbiamo perso con la Recanatese. Abbiamo fatto una buona gara tenendoli là, non giocando da Chieti, Loro hanno fatto un cross 90 minuti, hanno trovato il gol. E quella è un'altra partita che se tu non la perdi hai un punto in più. C'erano state delle situazioni dove, secondo me, se tu non riesci a vincere non devi perdere. Ad oggi potevamo avere 2-3 punti in più. Però non è quello. Ripeto, la prestazione di oggi era troppo condizionata dai problemi fisici che avevamo. Non dobbiamo fare drammi. Cioè, nel senso che
dobbiamo essere sempre positivi. Quando abbiamo perso con la Reganatesi, ho detto che è stato un incidente di percorso, ci dobbiamo rialzare, dobbiamo andare a fare punti a San Benedetto, abbiamo nelle corde questo, e dobbiamo essere positivi. E quindi ci siamo allenati bene in quella settimana e abbiamo fatto una grande prestazione a San Benedetto. Adesso non dobbiamo fare drammi per questo pareggio in casa, secondo me è un punto oggi guadagnato, potevamo perdere, accettiamo questo punto di buon grado. Dobbiamo recuperare prima possibile la condizione un po' generale fisica della squadra e domenica ce la andiamo a giocare a Giulianova. Siamo davanti e vogliamo rimanere davanti. Antonio Martorella, tra l'altro possiamo dire che con Donato Ronci vi conoscete da diverso tempo. Hai mai visto una partita del Chieti quest'anno? No, Chieti quest'anno, allenato da Donato Ronci. Però svegliamo anche così un aneddoto personale simpatico. Lui sarebbe il mio allenatore in un'altra squadra, insomma. Beh, possiamo salutiamo anche gli amici dell'altra squadra. Parliamo del campionato amatoriale. Sì, ovviamente. Cosa ludica, assolutamente ludica. Possiamo dire anche di quale campionato stiamo parlando? Sì, il campionato WISP dell'Over 40. Anche perché trasmissioni WISP vanno in onda su questa emittente. È un grande bomber, ho avuto il piacere di ci siamo divertiti. No, non ho avuto il piacere di vedere il Chieti, però quelle poche volte che l'ho visto all'opera, tra l'altro una qualità che gli riconosco è la duttilità e l'adattabilità a leggere la partita. Oggi è passato dal 3-4-3 al 4-3-3, ecco, poi appunto. Va bene, non sono cambiate molto le cose, però insomma però evidentemente aveva avuto. Ecco, un altro messaggio ci manda Maurizio da qui dalla regia, visto che stiamo parlando del Chieti. Il Chieti è da Lega Pro, scrive un tifoso. Dicevi, scusa Antonio. Quindi appunto e tra l'altro tutti questi messaggi di congratulazioni all'opera di Donato Ronci stanno a testimoniare il fatto che la piazza sta apprezzando. Esattamente sì, anche perché non solo la piazza teatina, ma in passato Donato si è distinto in altre piazze importanti della nostra regione, quindi insomma poi il lavoro ti ritorna, se lo fai bene e semini bene poi raccogli. L'augurio appunto è che lui possa... Diceva un tifoso, perché no, esatto, allenare in qualche squadra di categoria superiore? Magari il Chieti. Anche perché Donato Ronci è giovane, quindi ha la carta d'identità dalla sua parte. L'augurio magari di fare i playoff col Chieti e di giocarsi questa chance con la società di appartenenza di questo momento. Ecco, però appunto dicevamo, li stavamo nominando, insomma c'è una generazione nuova di allenatori, di dirigenti abruzzesi che si stanno mettendo in luce. Affermato. Lo stesso Vivarini ha allenato a Chieti, quindi sì, insomma sì. Aveva già fatto bene a Chieti e adesso sta facendo molto bene. Aveva allenato a Pescara proprio agli inizi della sua carriera. Aveva allenato a Pescara agli inizi della carriera, quindi insomma è stato anche giocatore della primavera del Pescara, una primavera molto, molto importante. Ci sono delle persone che stanno avanti di questo sport, nostre, del nostro territorio, che devono essere apprezzate e valorizzate. Allora, prima parlavamo di questo duello tra Chieti e San Nicolò per quanto riguarda il piazzamento playoff, abbiamo visto il servizio su Chieti Castelfidardo 0-0, andiamo a vedere invece questo 1-4 del Bonolis fra San Nicolò e Fano. Il San Nicolò culla l'aggancio al quinto posto per quasi mezz'ora prima di crollare nel finale sotto i colpi della vice capolista Fano, decisiva nella ripresa l'espulsione di Bartolini che prima sigla il vantaggio sannicolese, poi si becca il rosso diretto. Una decisione che non è andata giù ai padroni di casa. Reduce da 4 vittorie di fila, Epifani ripropone Moretti al centro dell'attacco, sostenuto da Chiacchiarelli, Iaboni e Santoni. Ancora assente il portiere di Gifico. Il Fano si gioca le residue chance di inseguimento alla maceratese con la squadra praticamente al completo. Vucci e Borrelli guidano l'attacco. Primo tempo non granché. Proprio i due attaccanti fanesi si fanno notare al sesto. Alta l'incornata di Gucci. Risponde San Nicolò al 22esimo con la conclusione appena imprecisa dal limite di Iaboni. Regna l'equilibrio tra le due compagini. Al 38esimo Chiacchiarelli sfodera una delle sue specialità. Punizione potente ma che finisce fuori di un soffio. Sul rovesciamento di fronte ancora Gucci a tentare la conclusione personale senza risultati. E anche l'ultima azione saliente del primo tempo. Nel secondo subito Epifani gioca la carta Bartolini in campo al posto di Moretti e la mossa sembra subito pagare i dividendi. Al nono proprio Bartolini sblocca il risultato al termine di un'azione insistita che vede al tiro Chiacchiarelli due volte e poi anche Iaboni. Ginestra è sempre provvidenziale, ma l'estremo fanese nulla può sul tiro di Stivaletta deviato in rete dallo stesso Bartolini. 1-0 e con il pari del Chieti virtuale aggancio al quinto posto.
ma l'inerzia si inverte a metà tempo. Al 22esimo, secondo Parrella di Battipaglia, Bartolini rifila una gomitata malandrina a Favo e l'attaccante finisce anzitempo sotto la doccia. Alla mezz'ora il Fano va al tiro su punizione con Lo Russo. Si innesca un rapido capovolgimento di fronte che Chiacchiarelli non riesce a concretizzare per il recupero dello stesso Lo Russo. Ma al 33esimo arriva il pari, protagonista la coppia d'attacco del Fano, l'assist di Sivilla, il gol di Gucci, 1-1. Prima di sbraccare, San Nicolò ha un'altra chance con la girata di Iaboni, ispirata da Valima al 38esimo. Al 41esimo però il Fano ribalta il risultato con Lo Russo, che approfitta di una incertezza difensiva sannicolese. Poi entra in scena Sartori, in campo al posto di Borrelli. Dal 17esimo della ripresa, l'estroso attaccante triplica al 44esimo a coronamento di un'azione di rimessa. E al 47esimo chiude i giochi per il definitivo 1-4. Vittoria in parte vanificata dal guizzo in zona Cesarini della Maceratese, sempre a più 6 a 3 giornate dalla fine. San Nicolò sconfitto, ma la lotta per il quinto posto, pur diventando più difficile, non è del tutto compromessa. Eravamo consapevoli che era una partita impegnativa, difficile, perché San Nicolò è una squadra che merita quello che sta facendo, i complimenti, è una squadra che gioca, c'ha anche degli ottimi giocatori, bravo l'allenatore, perciò sapevamo delle difficoltà, abbiamo avuto un approccio un pochettino così non dei migliori rispetto alla partita, poi oltretutto si è messa anche male nel secondo tempo, però bravi, come ha detto lei, a trovare la giusta reazione, le giuste motivazioni, e poi insomma ci siamo slegati un pochettino, è venuto fuori magari il miglior Fano. A parte il primo tempo che non siamo stati soliti, perché forse è merito del Fano, però secondo me siamo rientrati con altro piglio, abbiamo fatto molto meglio, siamo andati in vantaggio molto meritatamente, e poi l'espulsione è un episodio chiave della partita, perché a centrocampo un giocatore mio salta di testa, mi è sembrato un po' eccessivo il rosso. Contro una squadra come il Fano è logico che ti può creare dei problemi, però la squadra aveva retto fino alla fine, nonostante l'inferiorità numerica, e dispiace leggere il risultato, che credo che sia molto bugiardo, perché credo che sì. Può eccessivo, perché credo che la squadra ha fatto un'ennesima buona partita. Dispiace solo per il risultato, perché per la prestazione la squadra ha fatto bene, abbiamo provato a pareggiare, poi logico, quando provi a pareggiare puoi rischiare di prendere qualche contropiede, però sono contento, ma ho detto ai ragazzi in mezzo al campo, io sono orgoglioso di allenare questo gruppo, perché fino ad oggi hanno fatto cose straordinarie, e quindi gli ho detto di stare a testa alta. La fortuna ci dice ancora che siamo a 3 punti dai playoff, e quindi ce la giocheremo fino alla fine, perché questa squadra ha grandi valori umani, e quindi ce la giocheremo fino alla fine. Ce la giocheremo fino alla fine, ha detto al 91esimo Massimo Epifani. Antonio, a proposito di abruzzesi, appunto, che stanno facendo bene, c'è anche Massimo Epifani. Assolutamente, che tra l'altro è un caro amico personale, ma il riconoscimento delle sue qualità tecniche prescinde dal rapporto personale che ho. Massimo ha dimostrato sia a Miglianico, sia l'anno scorso vincendo il campionato di eccellenza, e quest'anno confermandosi ad alti livelli, insomma, e contende al Chieti la posizione ai playoff, tra l'altro esprimendo sempre un gran gioco. Anche qui io non ho visto il San Nicolò, però tra l'altro, scusami Antonio, io chiedo a Maurizio da qui in regia se è possibile rivedere anche a rallenti l'azione dell'espulsione del giocatore del San Nicolò per quella gomitata, perché non si è capito bene, non si è visto bene se è stata una gomitata o una manata. Vediamo un po' se riusciamo a capire anche se la decisione del direttore di gara è stata la più giusta, oppure se si poteva anche ammonire semplicemente il giocatore e non estrarre invece il rosso diretto. Scusami se ti ho interrotto. Anche perché fai bene a richiamare, se è possibile, dalla regia l'episodio, siccome Massimo è sempre molto misurato. Però se in intervista ha voluto rimarcare l'episodio, forse non è convinto, non è stato convinto dalla sì, diciamo che dalle immagini a velocità normale non si capisce benissimo se c'è stata una gomitata o se c'è stata una manata. Adesso chiediamo un ulteriore sacrificio
a Maurizio Laguì in regia, ma intanto comunque nell'economia della gara quell'espulsione evidentemente ha pesato molto, perché ha ribaltato sì, diciamo, i valori che si stavano esprimendo fino a quel momento. Rimane il fatto che il San Nicolò sta esprimendo, ecco qui vediamo la regia ci manda l'immagine, anche se è coperta l'immagine a rallenti, ma nemmeno sembra più una manata che una gomitata. Vediamo, andiamo un po' indietro, vediamo un attimo se riusciamo. Allora, a onor del vero si vede che è a braccia larghe, ecco, poi da qui non è a favore di telecamere, quindi non si però capisce. A me non sembra che il giocatore Fano sia colpito da una gomitata, ma da una manata. Penso dal palmo della mano. Quindi, però io il gomito. Bisognerebbe capire se si lasciano scorrere le immagini, dov'è l'arbitro, così magari possiamo. Questa è una bella domanda, perché l'arbitro non si vede. Sta per arrivare. Poi il giocatore del Fano stramazza al suolo. Sì, l'arbitro, non mi sembra che fosse in ottima posizione, visto che arriva dalla parte, diciamo, del centrocampo. Sì, va bene. Comunque rimane il buon campionato del San Nicolò, rimane l'ottimo lavoro per il terzo anno consecutivo di Massimo Epifani. Allora, siamo in chiusura, mancano un paio di minuti, abbiamo il tempo di vedere il prossimo turno in Serie D, perché domenica prossima si giocherà questo atteso derby del Rubens Fadini, Giulianova Chieti, mister Ronci e l'ex di turno. Vediamo anche le altre gare: Fano Vispesaro, Miternina Jesina, Celano Campobasso, Civitanovese Fermana, Olimpia Agnonese Matelica, Recanatese Castelfidardo, San Benedettese Maceratese e Termoli San Nicolò. Donato Ronci, domenica si torna a Giulianova, che ricordi hai dell'esperienza dell'anno scorso? Insomma, qualche problema c'è stato, l'esonero, poi il ritorno in panchina. Ma innanzitutto è un piacere tornare a Giulianova, perché veramente è stata un'esperienza forte, ma molto molto costruttiva. Siamo stati bene, soprattutto con la città, con la tifoseria, hanno capito tutte le problematiche che c'erano, ci sono stati sempre vicini i tifosi. Fino a gennaio eravamo secondi a 4 punti dalla prima, stavamo facendo un campionato incredibile, poi da quel momento in poi sono state fatte altre scelte, la situazione era una situazione abbastanza pesante. Quest'anno c'è qualche problema a Giulianova. Sì, però guarda, l'anno scorso avevamo veramente anche là, sono stato quasi sempre fortunato con i gruppi, no? Con i ragazzi. L'anno scorso ci compattammo tantissimo, dovevamo arrivare a quei 43-44 punti. Lo abbiamo fatto facendo soprattutto leva sul Fadini, in casa abbiamo quasi sempre vinto, pareggiato qualche volta con il Termoli, che era una squadra che doveva vincere il campionato, cioè, abbiamo fatto dei risultati veramente importanti. Quindi questo è stato apprezzato, è stata un'annata, ripeto, l'esonero era più una, secondo me, non lo so, un rapporto un po'... con il presidente Mattucci non c'era feeling, no? Diciamo così, decise questa cosa e poi mi richiamò a 2-3 giornate alla fine, dopo, se non sbaglio, 4-5 sconfitte consecutive mi richiamarono. Sono tornato comunque per i giocatori che allenavo, per i ragazzi, per la tifoseria, per la gente, perché comunque si era fatto qualcosa di veramente bello e è stata un'esperienza forte. Giulianova, una piazza importante, molto importante come lo è Chieti. Siamo in chiusura, Antonio Martorella, chiedo, ci sono 5 messaggi, mi dice Maurizio da Guida alla regia. Allora, la domanda a Martorella la faccio prima della sigla, andiamo a leggere, scusami Antonio, i messaggi, perché è giusto dare spazio ai nostri telespettatori che come sempre ci seguono numerosi. Buone le ferratelle della signora Allegri, chi eravate per lo scudetto torta a 10 piani? Erano buone le ferratelle? Qualcuno ben informato che avete mangiato? Sì, sì. Che è la mamma di Max? No, in realtà è mia madre. Siccome, tua madre, scusa. Sì, siccome Massimiliano è un amante della Nutella, quindi mia madre ha fatto delle neule alla Nutella, gliel'ho portate su. Nell'occasione sono stato... Spieghiamo perché altrimenti sono stato 4 giorni a Vinovo, ho visto Juventus Empoli e Fiorentina Juventus, ho avuto la possibilità di frequentare, insomma, la Juventus a strettissimo contatto, e c'è stata anche una cena a casa di Massimiliano dopo Juventus Empoli con degli amici più stretti, eravamo in non più di 6-7 e gli avevo promesso da tempo
le neole alla Nutella di mia madre e gliel'ho portate, perché se no non si capisce da questo messaggio. Evidentemente sono state apprezzate, ma evidentemente è un tifoso molto attento anche molto attento ai social network e soprattutto ben informato. Grazie Donato per quello che stai facendo per il Chieti nonostante i noti problemi societari. Saluti da Roberto. Gli attestati di stima per Ronci questa sera sono arrivati davvero tanti e fa piacere, ma qualcuno ha capito che i playoff della serie forse D sono una bufola, che non ci saranno ripescaggi a causa della riforma? Domenica 19 aprile 2015 campionati con la C a 54 squadre. Ma questo telespettatore è molto ben informato, vedremo se sarà così. Sono un tifoso del Giulianova, vorrei fare un saluto a mister Ronci per essere stato un signore sia come uomo che come allenatore. Ricordo ancora la sua corsa dopo la bella vittoria ad Ancona. Ecco, vedi, stavamo parlando dell'esperienza di Giulianova ed è arrivato un messaggio e fa piacere. Allora, lo ringrazio tantissimo perché quella fu una partita storica e condividere in quel momento solo con loro quell'attimo per me fu veramente toccante, anche un po' la situazione che si stava creando, no? E con loro mi è sembrato giusto a fine partita andare a ringraziarli, perché fu una grandissima soddisfazione che veramente da dedicare a loro. Ecco. Quella fu una grande giornata per il Giulianova. L'ultimo messaggio ho visto riguardava proprio la gomitata della gara San Nicolò Fano. Scrive questo telespettatore: la gomitata non c'era, probabilmente anche a mio avviso più di una gomitata si è trattato di una manata. Siamo in conclusione, volevo fare un'ultimissima domanda a Antonio Martorella per chiederti il tuo futuro, parlo a livello sportivo ovviamente, insomma si parla di tanti abruzzesi che si stanno facendo strada ed onore nelle varie squadre, tu hai mai pensato ad un ritorno attivo nel mondo del calcio come dirigente, oppure visto che sei un politico, lo possiamo dire perché sei stato per tanti anni assessore al lavoro della provincia di Pescara, sei anche un esponente dell'NCD, voglio dire, non scopriamo nulla, il futuro di Martorella sarà un futuro in politica o ci potrebbe essere un ritorno in ambito sportivo, no, o tutte e due? No, un ritorno in ambito sportivo già c'è, tu lo sai che con 10 amici abbiamo acquisito il Poggio degli Ulivi Renato Curi, che è una società di puro settore giovanile, sì, quindi questo già c'è, e faccio il coordinatore tecnico di 21 istruttori. Tra l'altro, io parlavo di qualcosa... Quindi questo che significa? Che quest'anno Ponte probabilmente mi sta facendo ritornare veramente una grandissima voglia di ridedicarmi al mio primo amore che è il calcio nelle sue funzioni più varie, sia nell'aspetto tecnico che dirigenziale. Ecco. Anche perché persone così fanno solo del bene al calcio. Eh beh sì, ma Antonio è un pescarese docco, lo conosciamo tutti. Ma no, per il fatto di essere per la persona che è, lo conosco veramente da tantissimi anni. E poi sei il suo allenatore, quindi no. Non puoi che parlare bene. Grazie a Donato Ronci, allenatore del Chieti, per essere venuto a trovarci nei nostri studi. Era ovviamente una battuta. Ringrazio anche Antonio Martorella, che mi ha fatto sudare quest'anno per averlo ospite in trasmissione, però dopo un lungo corteggiamento avrei preferito corteggiare una bella ragazza, però ho corteggiato lui, siamo riusciti ad averlo. È una battuta anche con te Antonio, grazie a te per l'invito, grazie ai nostri studi, grazie a voi per averci seguito, appuntamento e a domenica prossima per un nuovo numero dell'Abruzzo del Pallone. Buona serata.